Si fanno i film, si pensa molto prima, anche dopo, mentre lo fai pensi di meno, mentre lo stai girando pensi di meno. Il momento del vero pensiero è quando scrivi e al montaggio. Quando lo stai girando, almeno per me, è stato molto più istintivo. E cercando quello che io considero bello o considero significativo, sono più così incantata dagli attori che non sono esteriori, ma che devi andare a scovare quello che sta succedendo. E con Jasmine è così, e quindi io mi sono avvicinata sempre di più per poter vedere tutte quelle tantissime cose che lei fa, perché se ne fossi stata lontana, forse non me ne sarei accorta, ecco. No, lo dico onestamente e credo che questa cosa in qualche modo si colga anche da quello che avete visto. Questo film è anche veramente un incontro, nel senso che per me Valeria è stata davvero, davvero un incontro con una regista che era prima una grande attrice, che è anche una donna, questo per semplificare tutte le cose che potrebbero dirci perché io mi sono trovata così bene, no? Invece no, perché lei e perché questo, tutto quello che lei fa, dove si porta con le persone che incontra, è così, è empatica e mi ha davvero, insomma, aperto delle percezioni diverse. Insomma, su quello che avevo fatto finora. Quindi non so se c'entra anche il fatto che a un certo punto uno è costretto comunque a crescere, no? Nella vita, per cui non sei più quello di prima, però cioè, davvero mi ha sconvolto. E naturalmente, insomma, non c'è stato, ecco, rispetto al film, minimamente un problema, come dire, non mi sono mai posta la questione cosa andiamo a raccontare, come lo raccontiamo, perché c'era proprio un patto silente, segreto tra di noi, io credo. E mai ho dubitato del pudore che lei avrebbe messo e dello stupore che avrebbe messo in questo film. E quindi semplicemente mi sono lasciata veramente portare, cioè è stata per me l'esperienza di maggior direzione, cioè io mai sono stata diretta così, e allo stesso tempo di libertà. Cioè non l'attrice che deve fare e proporre le sue cose, ma di libertà completa, cioè eravamo quella cosa lì, lo eravamo insieme e capisco che possa sembrare così il discorso di un'esaltata alle 10:30 di sera, però Poi è anche vero è perché anche vero mentre che aspettavamo che il film finisse abbiamo Jasmine bevuto ha qualche voluto. bicchierino di vino per riuscire Però, costante. perdonatemi, anche se non sono Fateci domande chiara, facili facili. ecco, volevo dire questo, cioè è stato veramente un incontro. E difficilmente, insomma, ritornerà. La storia, l'argomento che tratta il film è chiaramente difficile, insomma sulla carta all'inizio diciamo che non abbiamo trovato finanziatori e partner super entusiasti che non vedono l'ora di entrare in questo progetto, ma tutto il contrario. È stato molto complicato e difficile per noi e anche, devo dire sinceramente, perché adesso non è che mi metto qui a fare il produttore, perché non, è stato un po' anche, l'abbiamo fatto per necessità, cioè mi sono ritrovato con Viola, ci siamo ritrovati a produrre questo film, sì, lo volevamo produrre, però abbiamo chiesto aiuto, quindi eravamo disposti anche a condividere questa esperienza della produzione, però nessuno, veramente, è andata proprio così, per cui siamo ben felici perché invece adesso siamo da soli e andiamo a Cannes Diventeremo ricchi. e no, questo vi assicuro che no, magari sarebbe, no, ma al di là di questo lo siamo già perché il fatto di andare a Cannes. Ricchi. Dipende da che cosa si intende per ricchezza. È chiaro che il fatto di andare a Cannes per noi è un risultato veramente Sperato, sì.
Sì, insperato, perché non ci aspettavo, cioè, quando abbiamo visto il film... Stavamo a Cannes. Sì, ovviamente, appena il film, alla fine del montaggio abbiamo avuto dei problemi durante il montaggio, poi a un certo punto Valeria è riuscita... Che problemi avete avuto? No, adesso la sento per la prima volta questa storia. Dai, no, nel senso che non... chiaramente siamo arrivati a questa versione di film, però, cioè, con fatica, no? O no? Veramente, io secondo me mai sentito questa cosa, esce oggi per la prima volta davanti a tutti voi. Ma come? Abbiamo montato, cioè, ma se abbiamo anche litigato quando ti ricordi? Vabbè, rimuove, invece è stato veramente molto faticoso. E Valeria come regista. Comunque qui a Torino avete del vino molto buono, vorrei dirlo. No, Jasmine. Volevo che la musica venisse dai personaggi verso noi e non da noi verso i personaggi. E poiché il film si prestava a avere musica, perché Miele sente musica per isolarsi o per concentrarsi o comunque per stare nel suo mondo, alcuni dei malati usano la musica per la loro dipartita. L'ingegner Grimaldi stesso ascolta della musica, quindi volevo che fossero loro a suggerirci l'eterogeneità della musica, lo conferma. Di volta in volta il film prende delle atmosfere diverse che non sono per forza aderenti a come la scena è. Cioè, la musica che si sente non è per forza o triste o allegra o romantica, è quella che è in quel momento perché quel personaggio l'ascolta. Questo mi ha dato molta libertà rispetto alla musica, di scegliere della musica che non si somigliasse sempre, ma che spaziasse sia per anni, appunto musica dell'inizio del Novecento, piuttosto che di Bach, piuttosto che degli anni 50, piuttosto che di adesso, anche musica addirittura inedita, che ancora deve uscire sul mercato, diciamo. Quindi questo per me è stato un gran bel gioco poterlo fare con la musica. E poi in generale la colonna sonora era una cosa, non la colonna sonora, i suoni del film era una cosa a cui tenevo moltissimo, non ai suoni naturalistici di quello che succede, perché quello chiaramente ci deve essere più o meno giusto, però a quegli incidenti che possono succedere con i suoni e che accompagnano le nostre vite, i rumori, le cose che succedono, mi sono spesso accorta che quasi tutti i film che mi piacciono hanno una colonna sonora straordinaria, cioè proprio non solo di musica ma di suoni. E questa cosa era per me molto importante, anche perché questa cosa, senza che sono quelle cose subliminali che poi quando guardiamo un film, anche se non ce ne accorgiamo, ci portano come dentro una foresta di cose. I suoni per me sono veramente importanti, con lei li uso tantissimo, anche cose appunto che applausi, suoni di martelli, suoni di onde, cose appunto che potevano anche non esserci, ma che per me di volta in volta le danno una spintarella, ecco.